Un'assemblea pubblica partecipata qui a Cutro per parlare di una serie di argomenti che riguardano non solo i rifiuti ma anche la salute. La salute principalmente. Non dobbiamo dimenticare che l'Istituto Superiore della Sanità ha stabilito che la più alta percentuale di morti per tumore è a Crotone. Quindi già questo mette in evidenza l'indecenza nell'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Oliverio, che tra l'altro prende in giro Crotone e il crotonese e anche le autorità amministrative, perché lì c'è proprio una perfetta presa in giro, quando dice che senza soluzione di continuità devono essere scaricati 120.000 tonnellate nella discarica di Columbra. E poi nelle altre province, addirittura in un ato bisogna dare l'incarico al progettista per realizzarla ancora la discarica dove devono andare i rifiuti. In altra bibbo c'è, diciamo, di fare i bandi per il trasferimento in altre regioni. A Reggio Calabria, quando saranno realizzate le discariche, poi c'è praticamente tutto paglia, mentre solo per Crotone e un po' per Cassano, che ha autorizzato anche senza soluzione di continuità, 30.000 tonnellate. Per me non è una cosa normale. Cosa volete fare? No, io penso che quelle le proposte che sono scaturite, che sono intervenuti anche altri del WWF, il presidente del comitato proprio Manice, il consigliere nostro. Noi vogliamo prima di tutto un ricorso immediato, come è stato uscito da questa, e poi organizzare una forma di lotta nei prossimi giorni. Mi sembra che c'è una volontà di vedersi. Noi abbiamo dato la disponibilità come Cutro di partecipare con i cittadini che erano presenti ed erano, mi sembrava, molto consenzienti su questa forma di lotta, perché giustamente qui ogni famiglia ha i suoi problemi di salute, perché ultimamente si è accentuata. Enzo, un'assemblea pubblica, dicevo, all'ex sindaco di Cutro Migale partecipata, una volontà comune, quella di difendere il diritto alla vita? Ma sicuramente, guarda, un'assemblea veramente molto partecipata, che noi a Crotone ce la sogniamo, diciamo, questa sensibilità verso l'ambiente, il territorio. E di fatto il territorio crotonese sta diventando, ma già lo era, la pattumiera, e purtroppo continua ad essere la pattumiera della Calabria e probabilmente anche d'Italia. E questo è inaccettabile, bisogna fermarsi, bisogna fare in modo che ci sia una soluzione a questo problema rifiuti che esiste. Ecco, questo io l'ho detto inizialmente nel mio intervento, stiamo parlando del fatto di chiudere un recinto dopo che i buoi sono già scappati. Qui hanno già bancato a Columbra milioni di metri cubi di rifiuti e oggi ci ritroviamo a parlare di 120.000 tonnellate. Cos'è, una bazzecola? No, il problema è che io temo che da qui a breve si ripresenterà il problema, cioè è un continuo vivere in emergenza, e questo è intollerabile perché il nostro territorio ha bisogno sicuramente d'altro.